Bella a tutti ragazzi, qui è Erzatto, un altro episodio dei Misteri e Stranezze. Come avete visto ho cambiato intro ai video, è stata regalata da un certo CapoDollars99, uno degli iscritti, e dunque lo ringrazio, perché sicuramente aggiunge un tocco in più rispetto ad un'immagine ferma. Comunque, allora, per questo video avremo bisogno di alcuni passeggeri casuali. Va bene uno qualunque, basta che vi chieda di essere accompagnato da qualche parte e voi lo possiate portare a questa setta degli altruisti. Ecco qua come c'è scritto. Però per esempio potreste prendere questi qua, che sono facili facili. Intanto andiamo a selezionare on the map il luogo dove dobbiamo portarli, un po' lontanuccio. Infatti velocizzerò il viaggio, però ve lo voglio lasciare perché è una coppia molto particolare, direi. Dunque, guardate un po' il dialogo se ce la fate a questa velocità e guardate bene cosa fanno dentro la macchina. Vabbè, comunque, questa setta degli altruisti, innanzitutto non so perché si chiami così, ma comunque è un gruppo di cannibali ed è un vero e proprio villaggio. Cioè un villaggio di cannibali. E poi è assurdo il fatto che le autorità del videogioco non facciano niente sapendo della presenza di questi cannibali sulle montagne. Per di più vicino al monte, cioè vicino al monte Chiliad, quindi veramente uno dei posti più visitati dai turisti, quindi molto pericolosi sono questi signori. Ci siamo quasi. Ecco qua. Adesso ho messo il tempo normale. Nah. Sono ubriachi fradici, ma qualcosa riescono pure a capire. Mazza, questo quanto è sbronzo. Nah, tranquilla, ti porto a nuova casa. Ecco qua il villaggio, vediamo, addirittura c'è una cinta muraglia per proteggere il villaggio. Si vede che hanno subito degli attacchi, non lo so. Guardate quel bel signore, sembra un barbone. Wow. Ben vestiti, insomma, comunque. $2000. Nice. Very good. Ah, qui vediamo questo sole disegnato, boh. Ah, un trofeo, accolito altruista, quindi fra l'altro questa cosa vi serve pure per un trofeo. Dovete portare qualcuno dai cannibalisti, sì, dai cannibali a farlo magnà. Beh, questa cinta muraglia non mi sembra molto efficace comunque sia. Per fortuna non mi fanno niente, forse anche per il fatto che io ho portato una vittima, non lo so. Magari in altre circostanze mi avrebbero attaccato. Comunque, abbiamo rivisto dove si trova. Vedi, ci sono proprio delle case, ci sono qui. Questo è proprio un insediamento civilizzato, se così si può dire, perché guarda l'occhio, si dai. No, 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 me ne vado. Poi se questi iniziano a spararti, sti cannibali, non è proprio il top, essendo chiusi dentro delle cinte muraglie. E ci sono tante case, cioè per essere un villaggio di cannibali, bello grosso. Qui c'è un sole che sembra quasi un occhio, un misto. Altre case, questi signori in costume. Qui cos'è? Una sorta di altare? Per le feste? Boh. Forse qui ci ammazzano le persone. Fanno scorrere il sangue. Ah, c'era pure una mazza da baseball. Non l'avevo mai vista nel gioco. Oh mio Dio, ma cosa sta pisciando? Così fiero, proprio davanti a tutti. Qui ci sta una foto. What's up?
Perfetta. Questa va sul social club della Rockstar. È stato ricevuto un massaggio. Vabbè. Ok, adesso andiamo un po' ancora. Questa sembra una sorta anche quasi di chiesa, quella lì sulla sinistra. Esci da qua, non voglio fare altre foto. Vediamo se si va a bucca drento. No. Vediamo se salire sul tetto. Oh, ma che cacchio. Non me morì, Trevor, eh. Questi già si stanno incavolando solo perché sono caduto dalle scale, figurati. Ci troviamo nel punto forse più importante del villaggio. Adesso andiamo a vedere qui queste abitazioni, se c'è qualcosa di particolare. Qui altre scritte anomale. Figli di Dio, eh? I figli di Dio ammazzano gli altri e se li mangiano, no? Beh, ci sono proprio delle torrette. Chissà se hanno mai fatto delle battaglie contro qualcuno. Magari cannibali contro hippie. Ah, qui ci sono queste scale, magari portano verso una sorta, che ne so, di tempietto. A un dio, al loro dio, no? Visto che sono figli di Dio. Vediamo un po'. Ecco qua. No, sembrerebbe più una radio. C'hanno pure la loro stazione radio. Ah, sì, ecco. Questa qui poi, fra l'altro, è dove si trova anche un frammento della lettera del mistero di Leonora Johnson. Vi metto i link ai vari video riguardanti ciò in alto a destra. Ecco qui, vabbè, le scalette. Ora ve lo faccio vedere anche se la lettera non c'è perché l'ho già presa ovviamente. Ecco, qui era più o meno il frammento. Diamo un po' una visione panoramica del villaggio. Beh, non è chissà quanto grande, anzi è piccolino, però per una comunità di cannibali c'è bello grosso perché è un'attività completamente illegale. Addirittura comprano le persone. 2000 dollaroni. Non so se è 1000 dollari a testa oppure 2000 ogni volta che porti qualcuno, chissà. Sì, questa sembra proprio una chiesa. Lì c'è un'antenna. Ah, lì sopra sul tettuccio c'è qualcosa. No, è un'antenna. Magari c'era una croce, che ne so. Solo antenne. Che se ne fanno di tutte queste antenne? Guarderanno la TV, che ne so. Saranno passati al digitale. Scendiamo. Wow. Vabbè, ragazzi, vi sconsiglio di scendere in questo modo dalla montagna. In realtà, per questo video è tutto. Al prossimo episodio.